Stanotte c'è stato uno scontro tra centinaia di disoccupati e forze di polizia. I manifestanti hanno preso d'assedio una stazione di polizia e bloccato le strade limitrofe con pneumatici dati a fiamme e alberi abbattuti. Sembra quindi che gli scontri di due giorni fa, avvenuti in seguito ad una protesta promossa da un gruppo di giovani disoccupati, abbiano prodotto un effetto. In quell'occasione la polizia aveva usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti ed ha eseguito alcuni arresti tra i dimostranti che protestavano per la mancanza di opportunità di lavoro. Ormai la rabbia nella popolazione è dilagata e bisogna dire che i giovani, in gran parte disoccupati, sono sicuramente i più indignati e chiedono al governo di porre l'attenzione su un tema così importante, su quello che è un diritto fondamentale. La mamma va un attimo in bagno, ok? Ciao tesoro, quando torni a casa ho una splendida notizia. Finalmente, è da stamattina che provo a chiamarti. Amore, tutto a posto? Alice, ascolta bene, non uscite per nessun motivo. Come hai detto? Non uscite di casa e non fate entrare nessuno. Che cosa succede? Alice, non è ancora accaduto niente. Cristo, la gente in strada... Ma di che stai parlando? Non riesco a sentirti. Dove ti trovi adesso? Sono in un bar, al sicuro, con altre persone. Che stai dicendo? Non uscite di casa. Cercherò di venire il prima possibile. Ascolta, non farli avvicinare, mi raccomando. Non fare avvicinare chi? Liam. Non ti sento. Liam! Aiuto! Qualcuno!